Buonasera, buonasera amici del team Refactor Drivers. Seconda tappa del campionato minicar. Questa volta ci troviamo a Morès. C'è Falco che si sta per lanciare, quindi direi di Allora, sì. fare un giro con lui. Che spizzica l'erba, però non lo annulla. Allora, le curve qui, io non ho i nomi delle curve, quindi ve le chiamerò per nome. Curva 1. Una curva Sì. molto stretta che chiude parecchio. Curva 2 è una S sostanzialmente, poi c'è un piccolo rettilineo con un altro tornante a destra che Falco affronta in terza marcia, parzializzando sull'acceleratore. Un altro tornante a sinistra, come vedete sono curve molto strette, ma la minicar essendo piccolina e agile, diciamo Curva lì 6, quella era curva 6, curva adesso c'è la 6, 7 7 e che invece è 8, 8, sì, che sono tutte chiude. delle S, e poi si va all'ultima curva che ricorda anche un po' la curva finale di Valencia. Un Curva 9 pochino. che è fatta perfettamente, ti mette sul rettilineo e guadagni abbastanza Esattamente, perché sì. sembra, cioè, è abbastanza lungo perché prende proprio tutta la distanza, la lunghezza del tracciato. Sì, è un bel tracciato che è semplice ma comunque tecnico. Con una Sì, cioè quello minicar, diciamo che la puoi fare sfogare parecchio, secondo me. Dunque, al momento vediamo saldo in pole position Michele Falco, che già a Maggione ci ha fatto vedere una prestazione degna di nota, diciamo. sì, praticamente ha dominato. E ha piazzato, come io avevo pronosticato, un 55,9. 55,9 è un tempone, È ragazzi. un tempone, sì. È un tempone, sì. Penso Un tempone. che Matassa possa riuscire a impensierirlo, perché ha un 56,107. Sì, Quindi poi in gara se. però dovrà essere costante, cosa che Eh sì. Falco è forte su questo. Tempi ancora abbastanza congelati, ancora Matassa non riesce ad abbassare e Falco continua a stare sul 55 e 926, i 2000 Falco giri. sta limando 150 millesimi. Vediamo qua, seguiamolo, come taglia il traguardo, pulitissimo nelle sue linee, come sempre. No, nulla di fatto, ha fatto un 56 e 0,61. Ha perso tutto nel terzo settore. Eh sì. Aveva rosicchiato un pochino soprattutto nel secondo. Luca, puoi ricordarmi con calma, la gara di Magione com'è finita? Vabbè, Magione dominio di gara 1 e gara 2 da parte di Michele Falco. Gara 1 Michele Falco primo, seguito da Domenico Egolari in seconda posizione e Salvo Benintendi terza posizione. Ok. Gara 2 sempre Falco, Michele Falco prima posizione e qui in seconda posizione è passato avanti Walter Mascolo, anche se con un ritardo abbastanza notevole, però anche lui ha avuto qualche contatto e quindi già ha perso un po' di margine all'inizio, però è riuscito a stare davanti a Salvo Benintendi che è arrivato terzo. Allora, per il momento la classifica di campionato vede Michele Falco primo a 60 punti, seguito da Salvatore Benintendi 47, Walter Mascolo 45. Questi sono i primi tre. Falco rientra adesso. Potrebbe Ah, sai che ho sembrare un va bene così. provato? Confermo, Falco pole position al momento con un 55 926, seguito da Matassa con un 56 e 107 e Domenico Icolari in terza posizione con un 56 724. Dunque, cosa ti aspetti, Luca, da questa gara 1? Mi aspetto parecchia bagarre dai primi 5, 6. Speriamo che ci sia anche lotta davanti perché vedo Michele Falco molto agguerrito.
È lui che a Maggione è partito ed è andato via molto alla Max Verstappen. Eccoci qua. Vi faccio la mia solita carrellata. Mentre i nostri piloti scaldano le loro belve, le loro piccole belve. Ascoltate, ascoltiamo in silenzio. Ma tassa un po' di lag, però dovrebbe risolvere. Sì, c'è ancora 1 minuto e 15 prima dello scatto dei semafori. I semafori si accendono e sono partiti. Ciccio, dove Arrivano. sei? Arrivano, già li vedo chiudersi. Attenzione. Tutto bene al momento. Ok Luca, è andata bene, possiamo andare avanti. È andata bene. Matassa già in lotta con i Colari e il compagno di squadra ben intende. Sì, ho visto una sportellatina, ma tutto liscio. Zoomiamo un po' le nostre telecamere, attenzione. Tienimi d'occhio anche dietro il resto su Matassa che è in lotta con i Colari e gli altri suoi compagni di team. Matassa ben intende in Pellizzeri all'inseguimento di Colari e Falco inizia già a scappare. Falco già ha un bel po' di margine, già 2 secondi e mezzo sui Colari, quindi sta già fuggendo. 5 giri e abbiamo Falco in prima posizione, Domenico i Colari in seconda e terzo abbiamo ben intende. Poi abbiamo a seguire Mascolo. Fanelli in quinta posizione, sesto Lanzafame, settimo Matassa, ottavo Velley. Vedo Bellomonte che si è girato. Poi Sì. abbiamo nono in Pellizzeri, Bellomonte undicesimo adesso, Chiarelli decimo, undicesimo Consiglio, Tony Diesel dodicesimo, Bellomonte adesso tredicesimo e Fiumara chiude il gruppo sull'erba al momento in quattordicesima posizione. Andiamoci a fare un giro anche qui con Falco, giustamente volato via. Scusa, Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a è tutti. arrivato il caro Ciccio Chisari. Luca, fa gli Ciao Ciccio. streaming così può guardare anche lui quello che vedi tu. Falco nel frattempo registra un best lap. Ora andremo a vedere di quanto. Domenico Colari ha 6 secondi da Falco che sta martellando. Al momento ha un best di 56,5 che come passo gara non è affatto male considerando che ha fatto un 55,9 in qualifica, ma sicuramente scarico di carburante. Devo dire che i Colari sta facendo un garone, io sottolineo questo. Sì, è riuscito a scappare insieme a Falco, però Falco ha un passo assurdo, devo dire. Però devo dire che stare a 6 secondi e 2 da Falco in 12 giri non è facile. E sono iniziati i doppiaggi perché ho visto adesso Benintende e Matassa passare Fiumara. Come Sì, infatti siamo al 13° giro adesso. avevi pronosticato tu, eh? Attenzione che c'è Falco che dovrà doppiare entrambi. Passa Aia. Consiglio che lascia lo spazio. E passa anche Tony Diesel che lascia lo spazio. Ottimo. Bravo, bravo Alessandro, eh. È giusto dare anche un po' le telecamere a Falco che continua la sua fuga a 7 secondi e 4 da i Colari. Un passo martellante ed incessante con un best di 56,5 in gara. Tanto di cappello a lui. Ma anche a Domenico che comunque. Sì, Domenico sta tenendo solo 7 secondi in 18 giri. Ora sono curioso in gara 2 quando ci sarà l'inversione dei primi 10. Con l'inversione dei primi 10, i primi giri saranno tosti per tutti. Sì, perché al momento, se non cambia nulla, in prima posizione partirà Falco.
Tony Diesel, seguito da Bellomonte e Velley, mentre Falco è all'ultimo giro. È giusto dare gli onori a colui che ha viaggiato in solitaria. Penultima curva per Falco in questo momento, mentre Falco che è un martello. ultima curva, Falco prima posizione, gara 1, Moress. Taglia adesso il traguardo, prima posizione. Ultima curva anche per Domenico Icolari, e va a tagliare il traguardo in seconda posizione. Peccato, non vedremo Tony Diesel partire per primo. Ottavo, sarà terzo. Ti pare? Matassa, terza posizione. Fiumara, consiglio Tony Diesel, Ho Bellomonte paura. per lei, senza fame in Pellizzeri, Matassa, Icolari, Falco, questi sono i piloti, Chiarelli, Mascolo, Benintendi e Fanelli, che vanno a chiudere la griglia di partenza. Semafori. Attenzione, semafori rossi come Valentino. Via, partiti, 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 partono fortissimo da dietro, molto meno forte davanti. Peppe Consiglio arriverà in curva 1 attaccato da qualcuno, questo non lo sappiamo. Subito dentro Bellomonte, contatto! E Contatti qui ci sarà multipli. un po' da rivedere, È ci accaduto sarà in catena, da purtroppo. rivedere, ne ha approfittato Velley, che Tomo Tomo Cacchio Cacchio si era preso il sesto posto in gara 1 e qui comincia con fare l'apripista al primo giro, poi Tony Diesel, Impellizzeri, Michele Falco che è già quarto in mezzo Icolari! giro. Icolari lo infila! Aggressivo, aggressivo Domenico Icolari, mamma mia che stiamo vedendo ragazzi, subito belli caldi e restiamo qui Icolari! perché Icolari svirgola in uscita. attenzione, Falco Stava cantando, pulito. è tanto che aspettavo Non è un'occasione così. così? Esatto, Falco Falco, sull'erba. larghissimo Michele Falco, quindi Icolari esce più forte, forse può arrivare a provarci alla staccata, non troppo lontano. Nel frattempo, Tony Diesel su Velley. Impellizzeri. Nel Sì, frattempo. questa lotta avvantaggia Velley, eh. Velley ringrazia. No! No, Tony Diesel non su contatto. Impellizzeri Ma io ho visto l'ha molto puntato. Impellizzeri che si è allargato, eh. Questo è da Velley. rivedere, purtroppo. Da rivedere. Velley ringrazia e cerca almeno di farsi due giri in testa perché Falco e Icolari stanno arrivando. Le Falco Falco si è preso passa. la testa. Passa adesso Velley. Purtroppo inevitabile il passo di Falco incessante. C'è Velley una infilato macchina. da Domenico Icolari. Luca, c'è una macchina mezza sulla strada e mezza no che fluttua. Dopo la curva 2. Impellizzeri ha avuto un contatto, ha danneggiato le sospensioni posteriori e Attenzione. purtroppo Lo vedo fluttuare. bisogna escluderlo dal server. Icolari Qui svirgola. c'è un quartetto, non so chi stai seguendo. Sono su Velley che sta battagliando con Icolari. Allora, facciamo un recap rapido. Michele Falco che sta andando via. Domenico Icolari stavolta 4 secondi e 7. Anche lui sta facendo la solita gara a martello. Iniziano i Sono doppiaggi. Deve già sul doppiaggio su Alessandro Fiumara. Michele Falco sta andando forte anche questa volta. Al momento Falco ha un best di 56,3. Tempo sempre di tutto rispetto per parlare di passo gara, attenzione. E si aggira sempre su quei tempi. Sì, è un martello, Michele Falco. La Bellomonte sta per arrivare dietro Michele Falco.
Quindi quasi doppiaggio. Sì, ridoppiaggio per Falco quando siamo al 21esimo giro. In questo momento seguiamo le fasi di doppiaggio di Falco. Bellomonte lascia strada e Falco continua la sua fuga verso il traguardo. Fuga ormai abbastanza consolidata, qua 9 secondi dai polari. Michele sta navigando verso la vittoria finale tranquillamente. Gestisce sì molto 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 bene la sua vettura. A questo punto sono tutti molto sfilacciati, ormai sembrano posizioni definitive queste, ti dirò. Dunque, giro 24. Iniziamo al giro 24. Michele Falco sta arrivando verso l'inizio dell'ultimo giro. Esattamente, siamo su di lui, gli rinnovo i complimenti. Veramente veramente ottima guida, ottimo tutto, complimenti, che se li merita, è giusto sì. Farli sì, affronta tutte le curve proprio millimetrico, pulito, preciso, cosa che con la minicar trae vantaggio. Sì, che anche ogni piccolo errore è terreno che perdi. È un compasso Michele Falco. Se l'è cucita addosso, diciamo. Sì. Ultimo giro per lui. Starà già tirando sicuramente un sospiro di sollievo. Terza marcia. Curva a sinistra. Adesso sarà chicane per Michele Falco in terza. E attenzione, ancora lui, ultima curva, tutti in piedi sul divano per Michele Falco che va a vincere gara 2 qui a Mores. Grandissima grandissima guida. Sta arrivando adesso Domenico Icolari. Attenzione Vellei, Vellei Bellomonte, ce lo siamo perso al photo finish. Buonanotte a tutti. Buonanotte, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte.